Buonasera e benvenuti a tutti. Questa è la prima esperienza che facciamo di diretta streaming Facebook direttamente come PDE Social Club. Nei mesi scorsi abbiamo realizzato parecchi incontri ma registrati e esordiamo invece dal vivo, insomma, dal vivo per quanto ci è consentito, essendo ognuno chiuso in casa propria. E ci incontriamo quindi dal vivo sulla pagina Facebook di PDE oppure sul sito di PDE oppure attraverso il sito e le pagine social di Raffaello Cortina, editore, e di una serie di librerie amiche che hanno deciso di condividere con noi e con i propri lettori e clienti questo incontro. Partiamo subito col meglio, perché oggetto della presentazione di stasera è il nuovo libro di Giampiero Piretto, Vagabondare a Berlino, itinerari eccentrici tra presente e passato, recita il sottotitolo. Il libro è pubblicato da Raffaello Cortina Editore, dicevamo, ed è un viaggio in cui l'autore ci accompagna nella sua nuova città. Giampiero Piretto, italiano, italianissimo, milanese, è stato a lungo docente da slavista alla statale, Università Statale di Milano, dove ha insegnato cultura russa e metodologia della cultura visuale, cosa su cui penso torneremo perché ha molto a che fare con questo libro e con i libri che ha pubblicato negli ultimi anni. Giampiero Piretto è uno slavista, ma ha deciso di trasferirsi a vivere nella città di Berlino e, come dire, scopre questa città insieme a noi, nel senso che non è quello di Giampiero Piretto lo sguardo di un nativo, di un berlinese di nascita, e non è neanche più lo sguardo di un turista, di un viaggiatore che scopre una città per poi tornare da dove è venuto. È, come dire, l'accomodarsi, l'installarsi di una persona attenta, di una persona dotata di più strumenti di tanti altri, per leggere una città, in una metropoli tutta nuova. Una metropoli, una città oltretutto che, se è tipico delle città cambiare, è cambiata come poche altre città ci è dato di immaginare negli anni a causa, diciamo, della storia che ha dovuto attraversare. È una città dell'oggi che si nutre continuamente della storia che l'ha definita, e Giampiero Piretto ci accompagna attraverso gli spazi, le strade, le piazze di questa città, ma anche attraverso la storia che queste strade e queste piazze ha così profondamente modificato, con però la precisione di un vero viandante. Per ogni tragitto, per ogni percorso, noi sappiamo esattamente che metropolitana prendere e a che fermata scendere e come tornare a casa. È veramente un libro molto pratico e nello stesso tempo un libro di enorme apertura storica e, diciamo, narrativa, con un percorso graduale, perché la struttura è molto interessante. Si parte da un capitolo, diciamo, teorico, in cui si racconta che cos'è un flaneur, cioè questa figura leggendaria di attraversatore di città e osservatore di città, per poi arrivare a vivere Berlino giorno per giorno e metro per metro, anche lì andando a fondo. Il primo capitolo della parte più vissuta, diciamo, del libro si chiama Consumare Berlino, il secondo è Abitare Berlino, il terzo è Vivere Berlino. Come vi potete immaginare, tra le parole, i racconti, le citazioni e un enorme, importante apparato iconografico che vive esattamente con la stessa dignità e la stessa densità della parte scritta, Giampiero Piretto ci porta a fondo nella storia e nel vissuto di Berlino. Ma parlare con Giampiero Piretto di Berlino e del raccontare una città e dell'entrare in una cultura, c'è Anna Zafesova, che è una slavista a sua volta, oltre che slava, diciamolo, giornalista, esperta di est dell'Europa, e sappiamo qual è il rapporto complicatissimo e densissimo che Berlino come città ha avuto con il lato est del nostro continente. Anna Zafesova ha scritto e ha lavorato per tanti anni all'Unità e ora collabora alla Stampa, al Foglio e all'Inchiesta, e ha al suo attivo anche lei un libro che si intitola E da Mosca è tutto,
la Russia che cambia, che non cambia, quindi di nuovo parliamo di cambiamento, di nuovo parliamo di ciò che muta nell'esperienza di tutti i giorni, di tutti noi e delle città in cui viviamo. Ma a questo punto la parola la lascio ad Anna Zafesova, che ci introduce al libro di Giampiero Piretto. Grazie. Grazie in particolare per il titolo di slavista, perché già essendo una slava molto dubbia, slavista forse ancora meno. Diciamo che io e Giampiero ci siamo conosciuti tanti anni fa sulla appunto sul, più sulla, nemmeno sulla Russia, ma sulla Unione Sovietica, cioè in qualche modo siamo, ci consideriamo entrambi studiosi di quella che fu l'Unione Sovietica, di quello che è la realtà post-sovietica, che è il motivo per il quale ci troviamo a parlare di questo libro insieme, nonostante io non sia mai stata a Berlino, cosa abbastanza peculiare, nel senso che volevo andarci proprio con guidata da Giampiero, poi sono intervenute le note vicende che ci hanno impedito di muoverci di casa, quindi facciamo questi viaggi virtuali. Quindi io sono in qualche modo un buon test, nel senso che io ho letto il libro su una città che non conosco, che non ho mai visto. E senza fare spoiler, ovviamente, perché questo evento vuole essere anche un invito a leggere e comprare il libro, però volevo dire che è una guida molto particolare, perché la guida è un po' come l'enciclopedia, no? Cioè nella guida entra quello che è consolidato, quello che è un must, quello che bisogna assolutamente vedere, perché ormai è scevro da ogni dubbio, è entrato nella storia dell'arte, della cultura, della storia in quanto tale, eccetera. Questo è un libro che, nonostante, come giustamente diceva prima Paolo, è un libro assolutamente pratico e applicato, nel senso che lo prendete e andate a Berlino e trovate i vostri itinerari, i luoghi, sapete come muovermi, dove mangiare, eccetera. Cioè è un libro assolutamente da infilarsi in tasca, infilarsi in borsa prima di partire, quando sarà possibile partire. Ma nello stesso tempo è un libro che racconta una realtà che è assolutamente in movimento, anzi per certi versi è anche tanto, almeno io l'ho letto tanto, come un'istantanea di un mondo che sta sparendo. Cioè questo è un ritratto di una Berlino in una forma intermedia, di un cambiamento da un qualcosa di precedente a un qualcosa di futuro che non sappiamo ancora quale sarà, che secondo me è uno dei suoi momenti di maggiore valore, e quindi vorrei inevitabilmente su questi piani, diciamo, di sovietologia comparata, iniziare chiedendo a Giampiero di raccontare un po' questo differenze e analogie dei cambiamenti tra Unione Sovietica e Berlino, perché Berlino è un po' come Mosca, no? Cioè nel senso che è una città che in buona parte la si visita non tanto perché è particolarmente bella, perché ha sicuramente dei monumenti e delle storiche, ma non è la prima in cima alla lista di città che andreste a vedere per le sue indubbie bellezze artistiche. È una città che si visita per il suo passato, anche storico, anche traumatico, e per come questo trauma del passato viene superato o meno. Quindi inizierei appunto chiedendo a Giampiero, quando si è trasferito a Berlino non per lavorare, non per scriverci un libro, poi ha cominciato a camminare per le strade di Berlino, a viverla, a scoprirla, e che paralleli hai trovato? Che cosa ti ha spinto a trasformare queste osservazioni poi in un libro? Sì, grazie, buonasera a tutti intanto, grazie a chi ha organizzato questa diretta, a chi la sta gestendo e soprattutto ad Anna Zafesova, che ha accettato di essere con noi per dialogare questa sera. Sono le sue considerazioni molto esatte, molto precise. D'altra parte io ho esordito a Berlino nel lontanissimo 1979 proprio per un convegno dedicato agli insegnanti di lingua e letteratura russa, quindi la prima motivazione che mi ha portato a Berlino, Berlino Est, Berlino ancora divisa dal muro, nel 79 era stata la partecipazione a un convegno che tra l'altro si svolgeva nella prestigiosissima sede del Palazzo della Repubblica, uno dei monumenti più importanti del socialismo berlinese, della fase sovietica, tra virgolette, di Berlino, e
Negli anni successivi, se non sto a fare una cronologia precisa, ci porterebbe via troppo tempo, sono tornato a Berlino quasi sempre motivato da ragioni di lavoro, quindi altri convegni, ne ricordo un paio, 2004-2005, quindi a muro già caduto, Unione Sovietica già crollata, in cui si studiava proprio la realtà post-sovietica. Il convegno si chiamava The Post-Communist Condition. Quindi il legame con la Russia, con l'Unione Sovietica, per me e per Berlino è stato continuo e costante. Ovvio che in occasione di quei convegni c'erano moltissimi delegati che venivano una volta dall'Unione Sovietica, poi dai vari paesi dell'Est e poi da tutto il resto del mondo, con una storia infinita di emigrazioni e altre cose. Di conseguenza ho cominciato la mia esplorazione berlinese molti decenni fa in chiave comparatistica. Avevo esordito in URSS Leningrado nel 1974, quindi avevo già qualche anno di esperienza di frequentazione sovietica e inevitabile è stato fare dei paragoni. Com'era la vita a Leningrado e a Mosca, quanto più facile, almeno apparentemente, io parlo sempre da straniero, ben inteso, che ha cercato di inserirsi, che ha cercato di vivere la città più che di visitarla da turista, ma pur sempre con un passaporto italiano che mi avrebbe permesso in qualunque momento di andarmene o di cercare lidi meno complessi se la situazione si fosse fatta difficile. L'impressione era, e poi ho scoperto che questo era un pensiero condiviso da molti cittadini sovietici o del blocco del patto di Varsavia, che a Berlino Est si vivesse quasi come in Occidente. Dico quasi perché le differenze erano naturalmente pesanti, soprattutto in termini di controllo sociale. Soprattutto io dovevo, se risiedevo a Berlino Ovest, entro mezzanotte dovevo ritornare, passare il muro, e gli amici che mi accompagnavano con molto nervosismo mi guidavano, mi scortavano fino al famigerato Palazzo delle Lacrime, dove tutti si congedavano e si prendeva la metropolitana, la S-Bahn, che portava al di là del muro. Il primo particolare che avevo notato, da bravo figlio del capitalismo consumistico, non c'erano le code nei negozi, si poteva entrare nei caffè, nei ristoranti con estrema facilità, quindi su questo fronte eravamo molto più vicini all'Occidente. La realtà moscovita e leningradese, la realtà sovietica, prevedeva su quel fronte molte difficoltà, bisognava dare delle mance, bisognava corrompere in qualche modo i portieri, i custodi e poi gli addetti al guardaroba e poi i camerieri e così via. E un amico, un collega tedesco che insegnava lingua alla Humboldt Universität, all'Università di Berlino Est, con cui ho fatto amicizia e che sarei tornato a trovare, a visitare per almeno 3 anni dopo il 79, mi confermava in queste mie impressioni. Cioè era molto fiero del dire: qui da noi le cose vanno molto meglio, si vive molto meglio, non c'è la coabitazione, non ci sono appartamenti comunitari. Lui era addirittura proprietario di un'automobile, di una Giguli, con la quale mi portava in giro per la città. C'era ovviamente questo continuo, metaforico e reale, andare a sbattere contro il muro. Mi fece anche capire che l'amicizia formale, retorica tedesco-sovietica, tedesco-orientale sovietica, non era così ben vista tra la popolazione, al punto che quando entravamo in un ristorante, in un bar, in un caffè, la lingua franca, che fra noi era il russo, essendo entrambi docenti di russo, doveva cedere il posto al mio scarso tedesco o al suo ancora più scarso italiano, che andava imparando sui libretti d'opera. Quindi, perché mi diceva: se ci sentono parlare russo, sicuramente si raggela l'atmosfera. Quindi queste erano state le mie primissime impressioni. Anche su questo fronte le cose sono cambiate radicalmente, lo avete già detto, l'ha detto Paolo, l'ha confermato Anna. È una città in continuo divenire, quindi nel corso dei decenni che mi hanno portato
alla decisione nel 2018, quando sono andato finalmente in pensione e ho potuto smettere di lavorare in Italia, di trasferirmi quasi in pianta stabile a Berlino e di seguire più da vicino, con maggior tempo a disposizione, la vita della città, questi mutamenti. E essendo stato a mia volta accompagnato in giro da amici e conoscenti locali e avendo poi ricambiato la cortesia ad amici e conoscenti, colleghi, amici di amici italiani, a un certo punto ho pensato, beh, perché queste esperienze non provare a metterle per iscritto e offrire degli spunti di camminate che però si allontanassero dalle solite, da quelle più convenzionali. Quindi il sottotitolo eccentrico va preso alla lettera, eccentrico vuol dire lontane dal centro, quindi scoprire una Berlino di periferia, confermando quanto sosteneva prima Anna: Berlino non è Mosca, non è Pietroburgo, non è Londra, non è Parigi, non è Roma, non ha monumenti favolosi, non ha complessi architettonici straordinari che folgorino le persone. È più una città da vivere che da visitare. Con queste pagine ho provato a suggerire a chi ci passasse anche un periodo breve, anche un weekend o una settimana, di giocare a viverla e non a visitarla. Ecco, non fare il turista, ma provare ad essere un cittadino. Ma quello che mi ha incuriosito molto nel leggere, io ho molti amici che abitano a Berlino e che amici magari un po' più giovani di noi, che ci raccontano appunto una Berlino già molto post-muro e quindi ci raccontano anche il fascino di una città straordinariamente vivace, molto giovane, molto innovativa per tanti versi, un melting pot e tante altre cose. Nello stesso tempo, nelle tue pagine ho letto e ancora di più ho immaginato, avendo appunto vissuto anche assistito a esperienze analoghe, quanto il nuovo che subentra sia anche in buona parte in conflitto con il vecchio, quanto appunto dei interi quartieri cambiano tessuto, per esempio quello che tu racconti anche su questi abitati prefabbricati fatti di pannelli di cemento, che è quella maledizione urbanistica, no, di tutto un po' di tutto l'est, e che per esempio in Russia stanno vivendo anche una sorta di recupero, ovviamente non tanto recupero urbanistico, perché lì non è che ci sia molto da recuperare, quanto una sorta di recupero nostalgico. Per esempio, tra molti giovani c'è molto la moda di fotografarli, studiarli, raccontare queste sterminate periferie che erano, come dire, un monumento vivente allo squallore, come una sorta di patria, di un luogo da dove siamo venuti e che va amato per quello che è stato. Mentre chi ci abita realmente, per chi non è tanto un luogo ideale o idealizzato quanto la dura realtà, vorrebbe soltanto scapparci. Ecco, quanto a Berlino esiste, quanto è forte questo conflitto se c'è un conflitto tra il vecchio e il nuovo, la vecchia e nuova Berlina, quanto si compenetrano e convivono, e quanto invece si scontrano o si ignorano. Questo è un problema molto spinoso. L'ultimissima puntata che riguarda questa situazione, questa realtà, la realtà abitativa, è quella legata alla gentrificazione cosiddetta, quindi allo spopolamento, al tentativo da parte delle grandi imprese immobiliari, delle grandi agenzie immobiliari, di allontanare i vecchi inquilini per restaurare le case vecchie. Parliamo di case vecchie anche fino all'Ottocento, primo Novecento, quindi per il momento non mi riferisco ancora ai Plattenbauten, cioè agli edifici prefabbricati. I prestigiosi edifici d'epoca, soprattutto nei quartieri orientali, dove la guerra ha fatto meno strage, erano ridotti in condizioni assolutamente disastrose. La DDR, negli ultimi anni di vita, prevedeva di abbatterli perché non aveva i fondi né la manodopera
competente per ricostruirli, per restaurarli, e preferiva invece investire nella costruzione di quelli a cui facevi riferimento tu, quindi pannelli di cemento prefabbricati per costruire velocemente e creare quante più case possibili. Il crollo del muro ha da un lato salvato questi splendidi quartieri, penso soprattutto alla zona di Prenzlauer Berg e di Mitte, il centro, tra virgolette, della Berlino Est, dell'ex Berlino Est, creando però questi, creando dei conflitti, ecco, la vecchia popolazione, vecchia intesa sia in senso di stanziamento epocale che anche di età, quindi le fasce più anziane di popolazione, sono in gran parte state convinte con diverse modalità ad abbandonare i propri appartamenti e a spostarsi in zone più periferiche, confinate in zone periferiche, dove condividono il territorio con molte etnie di immigrati recenti o del passato prossimo, comunque tutte relative agli anni successivi alla caduta del muro. E il centro, ecco, Anna diceva prima, Berlino è una città giovane e vivace, questa è stata anche la mia prima impressione un po' superficiale, poi si scopre che ci sono anche i vecchi, ci sono anche gli anziani, che però, per le ragioni che ho appena commentato, non vivono più nel centro città, perlomeno in gran parte, e se si va in quelli che erano i quartieri costruiti negli anni della divisione sia a est che a ovest, si scopre che i vecchi, ecco dove sono finiti i vecchi, gli anziani. Non mi pare ci sia ancora il fenomeno che, a cui facevi riferimento tu rispetto a Mosca, cioè questi edifici prefabbricati, se sono in pieno centro città, sono sicuramente ambiti per la posizione, per la comodità dei trasporti e dei movimenti, ma non rientrano nel fenomeno della ostalgia, cioè la nostalgia per i tempi del muro, sono altre le categorie che ne fanno parte. È molto curioso, io ho provato a raccontarlo nei miei itinerari, affrontare Berlino anche senza arrivare a una storia dell'architettura, quindi lo dico per chi fosse incuriosito, interessato a leggere questo libro, non si aspetti una guida architettonica né tema di trovare qualcosa di estremamente specialistico. Io suggerisco di passeggiare studiando le varie epoche, quindi qualche notizia su quella che era la quelle che erano le caserme, gli insediamenti, le case d'affitto corrispondenti agli slums londinesi o ai casamenti d'affitto di San Pietroburgo, quelli raccontati da Dostoevskij nei suoi romanzi. I primi tentativi, fine anni 20, primissimi anni 30, del Bauhaus di costruire delle case popolari, quindi architetti come Bruno Taut, si sono conservate meravigliosamente degli insediamenti, oggi splendidamente restaurati, che fanno capire come la volontà di togliere le persone da quei cortili sovraffollati, dalla mancanza di igiene, dalla mancanza assoluta di ogni comodità, fosse costantemente presente. Oggi le zone residenziali in cui ci sono questi insediamenti del Bauhaus sono, direi, abitate più da anziani non disagiati, anzi, o da famigliole con i bambini, quindi sono gradevoli zone residenziali. Poi si passa all'architettura nazista, quindi, perché ci sono anche tracce, non molte in realtà, ma presenti ed eloquenti, degli anni hitleriani. E poi c'è la guerra che distrugge quasi tutto, un'altissima percentuale della città. Quello che sopravvive rinasce, però diviso dal muro, quindi due nette realtà, l'isola di Berlino Ovest, dominata dall'America sostanzialmente, anche se le potenze occupanti che la gestivano erano anche la Gran Bretagna e la Francia, e il settore cosiddetto democratico che sul fronte residenziale, architettonico, sarebbe stato sempre più simile a Mosca
alla Mosca sovietica e alla Leningrado sovietica. Ecco, è impressionante vedere quante tracce siano rimaste di questa architettura. Io che, come dicevo prima, ho sempre vissuto in parallelo le due realtà culturali, abitative, storiche, le prime volte che sono andato a passeggiare sulla Karl Marx Allee non credevo ai miei occhi, ma qui siamo a Mosca, questi sono gli edifici staliniani. Quindi gli anni, la presenza di Stalin è stata anche estremamente pesante. Oggi anche le case staliniane sono state, ecco, queste sì, sono state restaurate e si stanno trasformando in abitazioni di lusso, quindi il conflitto a cui ho fatto riferimento all'inizio si gioca quasi soprattutto su questo tipo di appartamenti e di abitazioni. Ci sono sui balconi scritte striscioni che dicono: giù le mani dalle nostre case, non provate a cacciarci via, e ci sono grosse associazioni, organizzazioni che pensano proprio a salvaguardare i vecchi inquilini. Per cui l'edificio staliniano, l'eleganza dell'edificio staliniano torna ad essere appetibile, come era stata nel lontano 49, 50, 51. Ah, questo sicuramente è una grande analogia anche con quello che è successo anche in Unione Sovietica, nella post-Unione Sovietica, dopo, a parte che l'edificio staliniano credo che abbia sempre avuto un fascino che non mai tramontato, però dopo un momento di fuga verso il nuovo si è cominciato molto a recuperare l'Unione Sovietica anche nelle... Diciamo, il dilemma è sempre quello, che è quello del quale tu parli anche nel tuo libro, quando dici che in fondo l'esperienza della Germania orientale, 50 anni di storia sono stati visti come un'impropria parentesi che si era sovrapposta a un corso normale che si è voluto ripristinare, che è stato un po' la partenza di tutti i regimi post-comunisti, dire abbiamo sbagliato, ripartiamo, torniamo indietro e ripartiamo da dove eravamo venuti, con una successiva riabilitazione che andava dalla nostalgia per l'Unione Sovietica, anche e soprattutto delle generazioni più anziane, però anche a delle manifestazioni appunto di persone più giovani, di persone che non avevano mai vissuta. E devo dire che io, per esempio, in questo recupero continuo a trovarmi a disagio. Per esempio, io seguo su Instagram un ragazzo, un giovane fotografo di Mosca, un personaggio estremamente trendy, che abita nello stesso palazzo in cui abitava mia madre, e che ha trasformato il suo appartamento in questo palazzo staliniano in un modello di rivalutazione, restyling, gioco di design. Lui lo chiama mid-century. Io non riesco a chiamarlo altrimenti che stalinismo. Mi rendo conto che è un problema generazionale, però, cioè, io apprezzo, come dire, cerebralmente posso anche apprezzare tutti i giochi di design, di reminiscenze, di sfiorare al limite del kitsch, che è un altro argomento che tu affronti, però non ci riesco. Alla fine, per me, non sono cose da recuperare. Mi chiedo anche se sia appunto un trauma di quelli che l'hanno vissuto, e per le generazioni successive sarà diverso, e vorrei girare questa domanda a te, appunto: a che punto, fino a che punto si deve spingere il recupero, dove passa il limite tra il recupero e il dimenticare attivo e passivo del quale parli tu, soprattutto in una città dove il trauma è stato visibile anche nella sua topografia, nella sua urbanistica. Sì, ma allora io direi che dopo il momento di grande entusiasmo, il muro è crollato e noi torniamo ad essere un unico popolo, lo slogan Wir sind ein Volk, siamo un unico popolo, un popolo unito, e la fuga immediata da Berlino Est appena sono stati aperti i confini. Io credo che ricordiamo tutti le immagini delle lunghe file di Trabant, della utilitaria della DDR, che si buttava verso Occidente, e ricordiamo anche un'entusiastica accoglienza da parte dei berlinesi ovest, segnata da un leggero tocco quasi colonialistico, come dire: sì, vi accogliamo, fratelli dell'est.
Però ricordiamoci che noi siamo l'Occidente, noi siamo gli Stati Uniti, noi siamo l'Europa dell'Ovest e voi siete stati vittime di un totalitarismo, quindi molta solidarietà, molto affetto, ma guardiamo a voi con un po' condiscendenza e il gesto che è passato alla storia erano le famose banane con cui venivano accolti, no? Le banane erano un frutto esotico pressoché introvabile nel settore orientale e quindi con un tocco consumistico, cultura materiale molto gradita sicuramente allora, ma che col passare degli anni e dei decenni ha rivelato la sua inconsistenza o perlomeno ha fatto venire a galla molte perplessità e scontentezze da parte di molti cittadini, ex cittadini della DDR. Oggi si dice non c'è stata un'unificazione ma una annessione, noi siamo stati annessi alla Germania federale, del nostro paese che sicuramente aveva mille pecche che noi stessi quando lo vivevamo, criticavamo per quanto fosse possibile criticarlo, non è stato salvato nulla. In realtà abbiamo costruito qualcosa di buono, ci sono state moltissime prese di posizione su questo fronte proprio l'anno scorso per il trentennale, l'anniversario del trentennale della caduta del muro, molti cittadini DDR si sono rifiutati di partecipare alle trionfalistiche celebrazioni dicendo noi ci sentiamo, continuiamo a sentirci cittadini di secondo grado, di secondo ordine, di terzo ordine. Quello che avevamo costruito, che poteva essere salvato, è stato comunque gettato nel dimenticatoio, ecco, il dimenticare attivo è stato cancellato volutamente. Metafora di questo discorso può essere il fatto che dello stesso muro resistano pochissimi chilometri integri e con una fretta frenetica, con una fretta motivata dal bisogno di cambiare, di cancellare la storia, sia stato abbattuto. Oggi cosa esiste? Cosa resiste nella DDR? Resistono in forma folcloristico-turistica i gadget. Ci sono molti musei che raccontano la quotidianità della DDR, la maggior parte di quelli che io ho visitato, con rarissime eccezioni, lo fanno con un piglio non storico, non filologico, non scientifico e anche direi con scarso rispetto nei confronti di ciò che quel paese era stato. Ricordiamoci che, come per l'Unione Sovietica, poi Anna dirai se sei d'accordo o meno con questa mia posizione, un conto era il potere sovietico, un conto era il regime, un conto era la nomenclatura, altro conto era l'Unione Sovietica o la DDR intesa come nazione, come insieme di persone che subivano forse vessazioni, ma su un altro fronte investivano anche con molta sincerità e con molta partecipazione in un discorso che non era biecamente ideologico, perlomeno non era soltanto bieca propaganda o ideologia, ma era coinvolgimento, era partecipazione. Tutto questo è stato irriso, oggi viene quasi sbeffeggiato, tranne i casi in cui consapevolmente dai musei alle mostre, anch'io ho un amico fotografo a Berlino, italiano, ma che vive lì da molti anni e che proprio l'anno scorso per il trentennale ha elaborato una interessantissima mostra fotografica di persone che nella DDR avevano una posizione professionale di una certa portata e che dopo la vende, cioè dopo il cambiamento, la svolta, hanno perso il lavoro e sono diventati indigenti o quasi. Quindi ci sono anche situazioni, realtà, figure che si occupano di ridare la dignità perduta, prevale però direi lo sguardo che ho definito prima e confermo un po' colonialistico. Compriamoci il souvenir, oppure ecco il fenomeno
dell'omino del semaforo, no? Che abbiamo anche scelto come copertina del libro perché fosse immediatamente identificabile, un gadget, un brand di Berlino. Nel settore orientale i semafori avevano un omino rosso e un omino verde stilizzati che segnalavano il via libera. Ecco, stiamo avendo io con l'occasione, posso volentieri citare Emanuele Fior, che è il disegnatore, l'illustratore ben noto su fronti internazionali, che ha realizzato per questo volume alcune tavole ispirandosi proprio alle pagine che io ho scritto. L'omino del semaforo, ecco, che si vede sulla pagina di copertina, era uno dei simboli di Berlino Est. Dopo il crollo del muro, l'omologazione ha fatto sì che si provvedesse a cambiare i semafori e a renderli uguali a quelli dell'Ovest. C'è stata una levata di scudi, inizialmente sentita e profonda. Era un simbolo della loro nazione e i cittadini, ex cittadini di Berlino Est, hanno ottenuto che i semafori restassero così. Cosa ne è oggi di questo simbolo? È un brand, un marchio commerciale, c'è cioè una catena di negozi che vende souvenir di ogni genere e grado ispirati a questo omino. Quindi, come dire, non c'è verso che la storia resti storia, deve quasi sempre finire in kitsch, deve diventare commercio. Ecco, hai già anticipato un po' la prossima domanda che volevo farti, perché io ho trovato molto bella la chiave del tuo libro in questa frase, che i possibili antimonumenti legati alla realtà dell'epoca in cui Berlino era divisa stanno soprattutto nella quotidianità del dietro le quinte, negli abiti o negli accessori ancora ispirati a un gusto, uno stile superato, indosso a un pubblico altrettanto superato, tra virgolette, ovviamente, nei dettagli architettonici di una facciata, magari restaurata, ma che per occhi attenti ancora può raccontare molto sulla base del palinsesto che la costituisce. Ci dai due o tre chiavi, cosa andare a guardare, quei suggerimenti, i tips, che cosa un visitatore di Berlino deve andare a cercare, guardare e scovare per avere appunto queste chiavi di lettura? L'omino del semaforo? L'omino del semaforo, sì, è il più eclatante, ripeto, oggi è scarsamente considerabile come un dato storico, è più diventato un gioco. Ci sono invece dei tratti, ecco, soprattutto quando si incontrano persone anziane che ancora vivono in centro. Centro è un termine che non si adatta bene a Berlino. Berlino ha sempre avuto due centri, anche prima che il muro la dividesse: il Kurfürstendamm da un lato e l'Unter den Linden dall'altro. Comunque, la via che oggi si chiama Karl Marx Allee, che era stata costruita nel 49 come Stalin Allee, perché era l'omaggio che la DDR offriva al leader sovietico per i suoi 70 anni, mantiene la sua struttura sia architettonica che antropologica, prima che il fenomeno della gentrificazione ne faccia strage. Lì ho incontrato molte anziane signore che portano le tracce, che ancora vestono in un certo senso seguendo il gusto che era quello del socialismo e del sovietismo. Il particolare che mi ha molto intenerito, che avevo già notato in Unione Sovietica, è che appena spunta un primo raggio di sole primaverile, indossano scarpe e borsette bianche. Questo ci faceva sorridere, ci inteneriva in Unione Sovietica, e mi ha colpito che ancora oggi, ecco, se si fa un'escursione sul fiume, c'è uno degli itinerari che propongo che parte proprio dal Treptower Park, uno dei parchi più importanti del settore orientale, dove c'è anche il grande memoriale sovietico dedicato ai caduti dell'Armata Rossa. Ci si può imbarcare per una o più ore di navigazione e il popolo di turisti orientali che sale a bordo è ancora, soprattutto nella fascia di età maggiore, sembra ancora di essere a Berlino Est, cioè gli abiti, le pettinature, il comportamento di queste persone. Ecco, questi sono reali musei della DDR.
non rifatti, non fatti, non costruiti perché il turista possa sorridere oppure indossare la giacca e farsi fotografare, farsi il selfie con l'impermeabile che era di moda negli anni 60 o 70 a Berlino Est, ma sono veri monumenti rimasti e ripeto, non da guardare come se si fosse allo zoo, assolutamente, non da scrutare con ironia o sarcasmo, ma casomai con quel tocco di delicatezza e di tenerezza. Questo sicuramente è uno degli aspetti che personalmente consiglio, suggerisco di non tralasciare. E poi ci sono le tracce architettoniche, per esempio la brutta Alexanderplatz, che adesso è in fase di ristrutturazione, cioè c'è un progetto nuovissimo che pensa di ricostruirla completamente, era stata abbattuta quasi integralmente durante la guerra, e ciò che la DDR ha costruito sono singolarmente pezzi anche di una certa portata. È un brutalismo o una forma di costruttivismo rivisitato. Ecco, poi sempre curioso è scoprire come alle spalle di queste costruzioni ci fosse Mosca. Quindi torniamo al nostro discorso di partenza. C'era un vero e proprio controllo da parte degli architetti moscoviti, per esempio per la costruzione della Stalin Allee, era stato detto ai colleghi tedeschi che ne erano responsabili: troppo modernismo occidentale, attenetevi al classicismo, al neoclassicismo che era staliniano, che poi sarebbe stato battezzato in patria come lo stile impero staliniano o stalinista. Quindi tutte queste tracce, non so, le decorazioni di queste case, io suggerisco a chi cammina, a chi percorrerà questa lunghissima arteria, di non correre, quindi di farla lentamente e di prestare attenzione, riuscire ad entrare per esempio in qualche androne e vedere come sono fatte ancora, quando sono rimaste fedeli all'epoca, le cassette delle lettere o le lampade o le piastrelle decorative. Ecco, sono tutti dettagli che raccontano davvero la vita di un paese, anche la grandiosità di un paese, anche l'orgoglio. Ecco, si capisce come gli operai, i cittadini che avevano avuto un appartamento in una di queste case nei primi anni 50 potessero essere fieri e orgogliosi di essere cittadini della DDR, come immagino la stessa cosa succedesse in Unione Sovietica a chi riusciva ad avere un appartamento in uno di questi prestigiosissimi edifici. Andando sempre più in periferia, addirittura uscendo da Berlino, il discorso si approfondisce. Perché nonostante i restauri che sono stati condotti pressoché dovunque nelle cittadine di provincia del Brandeburgo, si respira ancora un'aria che a me ricorda l'Unione Sovietica. Ecco, lì sono, naturalmente c'è meno afflusso turistico, ci sono meno stranieri, c'è stato meno ricambio di popolazione, la gentrificazione non è così galoppante come nella capitale, e lì si può ancora respirare un'aria che sa di socialismo, così come se andiamo nella grande sperduta periferia russa, credo che si possa percepire la stessa impressione. Non so se sei d'accordo. No, è sicuramente così. La domanda che uno ha sempre e alla quale credo che per il momento non ci sia risposta è quanto questi fenomeni, questa estetica, questo modo di costruire, abitare, comportarsi, eccetera, quanto sia da superare e quanto il giorno che si supererà, perché si supererà inevitabilmente, tra globalizzazione e avvicendamento generazionale, non si scoprirà che tutto sommato era nel bene e nel male, più che altro nel male, anche quello che contraddistingueva, anche quello che rendeva particolari, certo, speciali.
dava una storia. Per esempio, un'altra cosa che mi veniva in mente guardando anche le foto del libro, perché oltre alle bellissime illustrazioni ci sono anche tantissime fotografie, vedo che sono state conservate, per esempio, i caratteri di molte scritte, insomma, le font, no? Che sono anche un'altra di quelle cose tipiche per cui un occhio, diciamo, allenato riconosce subito l'epoca, il luogo, il regime. No? Però stavo pensando anche tu dici Mosca c'era sempre dietro, certamente, però nello stesso tempo, guardandola da Mosca, a parte che Mosca ha guardato tradizionalmente alla Germania da ben prima della rivoluzione, cioè l'obiettivo era sempre quello di imitare la Germania e raggiungere la sua efficienza, tecnologia, precisione, eccetera. Però anche nell'epoca sovietica, per esempio, il design della DDR, quello post-staliniano, stiamo parlando già del disgelo, quindi diciamo quel modernismo che arrivava a Mosca negli anni 50-60 attraverso soprattutto la DDR, cioè non so se tu hai presente le lampade a stelo sottilissime oppure il famoso tavolino a uovo con tre piedi e la. Cioè, e che erano ambitissimi, c'è cioè gente che buttava delle credenze, magari ancora liberty, che oggi varrebbero dei patrimoni alle aste per comprarsi questi mobili, diciamo, leggerini, traballanti, spesso anche fatti con dei materiali, diciamo, sintetici, perché anche quelli rappresentavano una novità. Quindi bisogna anche dal lato opposto, diciamo, dall'altra parte del muro, non quella dell'Occidente, ma quella alle spalle del muro, si guardava comunque a Berlino, alla Germania, come a quel mondo che era più avanti, cioè questa consapevolezza per i sovietici di essere sicuramente indietro rispetto alla Germania anche dell'Est, che notoriamente, no, come tu sai meglio di me, c'era la battuta sul fatto che fosse la baracca più divertente del campo socialista, qualcuno diceva che la baracca più allegra fosse l'Ungheria, ma questa è una questione di gusti, però resta il fatto che anche nel socialismo, che è quello che tu raccontavi prima, per esempio la Germania dell'Est non ha mai avuto problemi come penurie alimentari o altri tipi di, diciamo, quella miseria che fondamentalmente ha caratterizzato l'esperienza sovietica fuori da realtà di pezzi di realtà d'eccellenza Sì, di Mosca e Leningrado. in delegazione a Berlino Est, a Budapest o a Praga, per i cittadini sovietici era una grande festa, no? Io ricordo quando accompagnavo i turisti e c'era un viaggio epocale negli anni, tardi anni 70, si chiamava l'Europa orientale in treno e si partiva da Mosca. Cioè si partiva dall'Italia ovviamente, si volava a Mosca e poi a Mosca ci si imbarcava in treno e c'era la guida sovietica che ci faceva da accompagnatrice per tutto l'itinerario. Ed era stata lei a dirmi, per noi quando ci capitano viaggi di questo genere, era una grande festa perché vuol dire andare all'ovest, quindi seppur restando nell'ambito della cortina al di là della cortina di ferro, ma Berlino, Budapest, Praga erano realtà ambitissime e si tornavano con le borse piene di doni, di regali. Quindi ecco, torniamo alla cultura materiale, ma non possiamo far finta che non sia una cosa importante o che non fosse importante anche all'epoca, quindi sicuramente. Certamente, poi cultura materiale, non so, design, architettura, sì, sono materiali nel senso che si rappresentano in un oggetto materiale, ma non sono soltanto, poi, per esempio, possiamo parlare per altri, per la Germania dell'Est probabilmente meno, per altri paesi possiamo parlare anche di importazioni come il cinema, i cartoni animati cecoslovacchi. Certo. Quindi per la Germania sì, forse meno, forse lì era più la cultura materiale, E quella anche la che. tecnologia, forse anche macchine Sì, sicuramente. fotografiche, tra l'altro anche molti cittadini dell'Europa occidentale andavano a comprare obiettivi e Zeiss, no? Famose macchine fotografiche, quindi momenti di eccellenza sono sempre esistiti. Beh, sono anche un po' quei momenti dove, per esempio, come anche i famosi orologi sovietici, che siccome venivano costruiti ancora con delle tecnologie d'altri tempi, in un po' si andava a recuperare anche un pezzo d'epoca. Questo riguarda l'ottica, questo riguarda gli orologi, questo riguarda tante
e tante altre cose. Io ho sentito dire, non parlando il tedesco, non sono in grado di affermarlo, quindi giro la domanda a te, che ci fosse anche una differenza di linguaggio, che gli ossi si distinguevano per un tedesco più corretto, ma anche più aulico, insomma, più antiquato. È vero o no? È vero, io l'ho imparato, a mia volta il mio tedesco resta scandalosamente povero, ma avendo seguito diversi convegni, ci sono colleghi, colleghe che studiano sia italiane che tedesche, che studiano proprio la differenza fra le due lingue, fra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. E anche su questo fronte, naturalmente, c'è oggi una rivendicazione da parte dei tedeschi dell'Est, dice il nostro lessico, perlomeno lasciatecelo, non cancellatelo, non obbligateci a parlare come quelli dell'Ovest. E ci sono non solo dei saggi, degli articoli, ma anche delle raccolte, dei glossari dedicati a quella che era la lingua che si era formata dopo la costruzione del muro, quindi dei neologismi da entrambe le parti, Berlino-Ovest, poi ricordiamo che era un po' come la Pietroburgo ai tempi di Pietro il Grande, cioè era una città scomoda, difficile da vivere, dove chi voleva cercare fortuna o magari abbandonare una realtà non del tutto impeccabile nella propria patria o nella città di origine, andava a Berlino Ovest. C'erano degli incentivi per attirare soprattutto i giovani a viverci, quindi Berlino Ovest si era immediatamente connotata come un territorio di sperimentazione, dove anche la lingua naturalmente ne aveva risentito. E poi c'erano gli occupanti, quindi c'erano gli inglesi, c'erano i francesi, c'erano gli americani, così come al di là del muro c'erano i russi. Uno dei casi che cito anche nelle mie pagine è la zuppa, la salyanka, zuppa sovietica, che è stata portata a Berlino dai soldati dell'Armata Rossa e che ha imperversato. Adesso esiste oramai in tutta Berlino, non soltanto a Berlino Est, modificata, adattata, ed è una zuppa di culto e continua a chiamarsi Salyanka, cioè col suo nome russo. Quindi le contaminazioni e le ibridazioni sono state moltissime, naturalmente anche sul fronte della lingua. Se restiamo a un altro esempio gastronomico, il cibo di strada più famoso, il currywurst di Berlino Ovest, a Berlino Est si chiamava Catwurst perché usavano il ketchup e c'era una volontà identitaria anche su quel fronte. Distinguiamo il wurst, cioè la salsiccia che si mangia da una parte o dall'altra del muro, e ciascuno delle due parti era fiero della propria identità, della propria specificità. Quindi tutto questo è estremamente interessante non solo da studiare, ma da sapere. Ecco, se chi va a visitare Berlino, secondo me, deve essere consapevole di queste realtà, di un po' di storia del passato. Io dedico anche un capitolo alla storia della metropolitana, quindi come con la costruzione del muro le linee della metropolitana fossero naturalmente cambiate, fossero state interrotte. E oggi chi ha la mia età continua, passando in certe stazioni, a ricordare così come fossero ai tempi in cui c'era una frontiera, oppure il treno passava senza fermarsi perché transitava in territorio orientale ma non effettuava fermate. Ecco, tutte queste cose aggiungono sapore, aggiungono dettagli che sono un po' la compensazione per quanto si diceva prima, cioè non aspettatevi a Berlino di trovare il Big Ben o la Cattedrale di Westminster o altro, c'è il Duomo che non è particolarmente bello, ci sono monumenti importanti, ma il mio consiglio è proprio di lasciare da parte per un po', per qualche giorno, la Porta di Brandeburgo o la Torre della Televisione di Alexanderplatz e spingersi un po' in periferia e a scoprire come vivono giovani, anziani, emigrati, tedeschi, orientali, occidentali, a vedere da questo incrocio di etnie, di culture, che cosa è venuto fuori, cosa si sta vivendo in questo momento, perché tutto è ancora in costante, continuo trasformazione e divenire. La città,
cantiere non smette mai, ecco, lo skyline di Berlino continua ad essere fatto di gru, 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 quindi si costruisce in continuazione. Qui di nuovo mi anticipi un po', perché io volevo parlare anche, oltre a argomenti alti come appunto la memoria e la gestione del passato, anche di cibo, per esempio, perché i tuoi itinerari gastronomici sono avvincenti quanto quelli architettonici o storici. Hai già cominciato a parlare un po' del currywurst, però ci sono anche altre cose che mi hanno colpito la fantasia, la birra con lo spruzzo, per esempio, che francamente vorrei assaggiare pur non bevendo alcolici, ma anche quell'aspetto etnico. Per esempio, sicuramente una delle destinazioni, quando finalmente riusciremo ad andarci, tra le prime, sarà sicuramente questo magnifico mercato vietnamita che tu racconti e che a me è ricordato molto delle esperienze analoghe a Mosca, perché in questa dimensione, diciamo, imperial coloniale che aveva anche il socialismo, c'erano questi operai vietnamiti che venivano portati, non solo vietnamiti, ma in questo caso che venivano portati a lavorare nelle fabbriche sovietiche, e che poi si sono riciclati con questi incredibili mercati e incredibili ristoranti che all'inizio erano praticamente soltanto per uso degli stessi vietnamiti e poi sono stati scoperti anche dagli abitanti autoctoni. Quindi anche qui, visto che credo che stiamo andando verso la chiusura, se è più un'ora ormai che stiamo raccontando il tuo libro, qualche indicazione, qualche consiglio gastronomico. Sì, allora, questo centro commerciale vietnamita è residuo di quella che era la popolazione vietnamita, paese fratello della DDR. Dopo il crollo del muro, molti vietnamiti si sono dati alla malavita, perché non sapevano come campare, come riuscire a sopravvivere, finché uno di loro, questa perlomeno è la leggenda, ha deciso di aprire un centro commerciale che costituito da una decina di padiglioni brutti e squallidi, sono fatti di metallo, di plastica, e i prodotti in vendita sono non certo di alta qualità, si vendono abiti, si vendono giocattoli, si vendono soprammobili, c'è una ricchissima folla di etnie diverse. E arriviamo al punto chiave: la qualità notevole la si raggiunge nei negozi di alimentari e nei ristoranti. Ci sono moltissimi vietnamiti, oggi la popolazione vietnamita è molto numerosa a Berlino, sia est che ovest, quindi lì si riforniscono i proprietari dei ristoranti, lì vanno i vietnamiti nei giorni di festa per celebrare con le proprie famiglie, quindi si mangia un cibo non turisticizzato, non artefatto, ma estremamente autentico, quindi non facile, che potrebbe non piacere a tutti, ma è sicuramente una delle mete che consiglio da sperimentare. Il kitsch trionfa su un fronte, quando si arriva al momento del cibo si lascia da parte, tutto è molto spartano, tutto assolutamente privo di eleganza, i prezzi sono estremamente convenienti. Siamo nel quartiere di Lichtenberg, quindi nell'est molto profondo di Berlino Est, di ciò che era stata Berlino Est, e anche architettonicamente intorno si può avere un'idea di quanto diceva Anna prima, cioè quei grandi brutti grattacieli che oggi sono stati ingentiliti, si è cercato di gentilire con dei disegni, con degli arcobaleni, mettendo un po' di colore in quello che era un grigiume dominante. Bene, ci fermiamo perché abbiamo forse abusato della pazienza di chi ci sta ascoltando. Chiudo salutando ovviamente tutte le persone che hanno seguito questa presentazione. Chiudo salutando Anna Zafiesova, che ha strizzato a dovere Gian Piero Piretto a proposito del suo vagabondare a Berlino, Raffaello Cortina Editore. Dico una cosa soltanto in chiusura: questo libro consta di solo 350 pagine, e dico solo 350 pagine perché la quantità di storie, la quantità di spunti per il visitatore, la quantità di idee nell'attraversare questa città e di informazioni per chi finalmente, prima o poi, ci andrà, chiusa la brutta parentesi del Covid,
sono state appena toccate, appena sfiorate in un'ora di conversazione e riempiono queste 350 pagine davvero all'inverosimile. Il viaggio con cui il lettore attraversa le pagine di Vagabondare a Berlino è la miglior preparazione al viaggio che poi farà fisicamente, finalmente, in quella città. Ringrazio ancora Anna Zafiesova, ringrazio ancora Gian Piero Piretto e ci si vede presto su questi schermi. Grazie. Grazie, grazie a tutti.